Fra poco scopriremo come fa il coccodrillo. Prima la cantiamo insieme e torniamo al 1993. Il coccodrillo come fa? Coccodrillo come fa? In 24 anni sei riuscito a capire come fa il coccodrillo? Ma potrei risponderti dicendo non c'è nessuno che lo sa. O forse tu lo sai. Dai, in realtà è che effettivamente non è tra gli animali che uno dice ha un verso particolare. Diciamo intanto come il verbo qual è? Cos'è che fa? Fa una sorta di muggito, lo chiamano. In inglese lo chiamano proprio muggito. La traduzione. Il verbo qual è? Il verbo. Bella domanda. Muggisce. Muggire. Molti testi è scritto muggito. Muggisce. Sì, sui il testi, coccodrillo muggisce. Sui testi inglesi la traduzione è muggito. Poi in italiano, sulla letteratura, sinceramente non lo so. Beh, intanto quindi, però... Il coccodrillo come fa? In realtà è interessante perché non è facile da sentire, perché non è un animale che lo fa in qualsiasi contesto. Ed è proprio quello della canzone, quando è tranquillo, in realtà quando è tranquillo non lo fa. È proprio il momento in cui, quando è tranquillo, non si sente il coccodrillo. Non emette suono. Esattamente. Tu hai una bambina, Gabriele? Sì, di 10 mesi. Che saluto, Anita, dov'è? Ciao Anita! Ciao. Gliela canti questa canzone o non ne puoi più? No, non ne posso più, ma gliela canto. No, scherzo, ovviamente. I nonni gliela cantano molto, la mia compagna. E certo, no? E figuriamoci se fanno sfuggire questa occasione. No, figurati. Comunque, noi ci mettiamo tutti in silenzio, magari quando è tranquillo questo coccodrillo un verso lo fa, e sentiamo come fa sto coccodrillo. È complicato, sì. Però lo fa. Era interessante che quando lo fa in genere ci sono anche delle motivazioni. La cosa che fa è tira sulla testa, tira sulla coda, perché espande la cavità sostanzialmente addominale, dove all'interno c'è una cavità e fa risuonare l'aria all'interno. Il vantaggio di farlo in un contesto acquatico è che l'onda poi si propaga all'interno dell'ambiente. Quindi è un comportamento che si ha principalmente nei periodi riproduttivi e sembra in qualche maniera legata alle dimensioni dell'animale. Quindi quello è un coccodrillo innamorato?
quello potrebbe essere un coccodrillo che sta comunicando agli altri, sì, un richiamo d'amore, comunque comunicando agli altri, io ci sono, sono grosso così, perché essendo legata alle dimensioni, sembra essere legata alle dimensioni, sembra dire io sono grosso così, sostanzialmente. Ok, allora noi proviamo adesso a fare il verso del coccodrillo, perché l'abbiamo sentito, ma più o meno... verso un po'... Così. Immaginate che deve risuonare all'interno. Solo quindi... che dobbiamo farlo tutti insieme. Se siete pronti. Inizia tu, no, inizia Francesca. Tu che sei più... Ma no, figurati. Sei tu, prego. Che... Lei è lo studioso. Beh, e lo faccio. Tu sei quello che entra. Allora, Salvatore, non so se tu hai la canzone al punto giusto, noi ci proviamo. Ci usiamo, Gabriele. Tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare tra di loro gli animali. Come fa il cane? Ci ha seguito nessuno, no. Si vergognavano tutti. Fallo tu, Gabriele. No, si sono vergognati tutti. Allora vergogno. Lo facciamo in silenzio. Uno, due, tre. Oh, questo è il verso del coccodrillo. Gabriele, ridendo e scherzando, è cresciuto e ha continuato a fare l'artista, perché sì. Tu sei un doppiatore. Sì, esattamente, al di là diciamo del coccodrillo che mi ha portato tanta fortuna, però sono riuscito poi a fare delle fiction e da lì poi mi sono doppiato, sono entrato nel mondo del doppiaggio e adesso sono tanti anni. Che personaggi hai doppiato? Ma restando in tema diciamo di animali, ti posso dire che nell'ultimo film Zootropolis della Disney doppiavo il ghepardo diciamo un po' sovrappeso, come me possiamo dire. E poi doppio Speedy Gonzales e poi ho doppiato invece... Speedy Gonzales? E Speedy Gonzales come fa? E quando parlo che Speedy Gonzales devo parlare anche un pochino spagnolo, capisci? Allora andale, andale! Vamonos, vamonos, andale! Anche i bambini che cantano allo Zecchino d'Oro, 60ª edizione, hanno grandi sogni e grandi ambizioni. Sentite cosa hanno raccontato Elisa Silvestrini. Sono più belle? Aspetta, tagliate questa un attimo. Io da grande vorrei fare la cantante e la maestra. Io invece sto cambiando sempre e adesso vorrei fare la regista. Vorrei fare la parrucchiera perché fa le acconciature ed è molto brava e spende tanti soldi. Psicologa. Li spende la parrucchiera o sì. Ne guadagna? Ne guadagna e riesce a darli alle persone. In realtà è da quando avevo circa 7 anni che voglio diventare Presidente della Repubblica, perché per me è sempre stato un'icona, diciamo. Perché dopo che hai finito di tagliarti i capelli devi dare dei soldi e lei ti dà del resto un po'. Piccolo Caro dell'Antoriano è una parentesi nella mia vita che sicuramente mi ha arricchito molto. Vorrei fare la maestra. Mi piacerebbe avere comunque contatto con bambini oppure persone con difficoltà, magari con dei problemi a casa oppure problemi in generale, hanno bisogno di una mano. Quindi tu vorresti diventare parrucchiera per poter dare il resto? Sì, io da grande vorrei fare la pediatra. Perché? Perché mi ha colpito molto e vorrei farlo per la salute dei bambini. Questi sono i bambini che cantano nel coro Marielle Ventre, il piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. Hanno grandi sogni, c'è chi vuole fare presidente, sì. Accidenti. Meno male. Per fortuna meno sono male. Ambiziosi. Sì, bravissimo, perché spesso vado nelle scuole a sentire cosa dicono i bambini e non sanno che cosa vogliono fare da grandi. Invece è sempre bello avere le idee chiare. Tra gli altri personaggi che tu hai doppiato c'è qualcuno di memorabile? Beh sì, a parte diciamo anche la saga in ambito umano, la saga di Harry Potter. E chi eri di Harry Potter? Io ho fatto Neville Paciok, l'amatissimo Neville. Esattamente. Eri tu? Sì, per 8 film, quindi diciamo un personaggio che
che è cresciuto con me, insomma, è partito da bambino e poi è arrivato in adolescenza. E poi ho fatto il Re Leone 3, dove doppiavo Simba, il Libro della Giungla 2, poi vabbè, prima ancora ho fatto La Gabbianella e il Gatto di Enzo Dalò, Il Gladiatore, bello. Tante cose. Bravo, bravo, bravo. Visto che abbiamo scoperto come va sto coccodrillo, adesso cerchiamo di capire se anche i celebri animali resi celebri dalle canzoni dello Zecchino d'Oro fanno esattamente quello che le canzoni dicono. Prima traccia audio. Il volo del moscerino somiglia a un valzer? Allora, in qualche maniera possiamo dire di sì. Noi ce lo immaginiamo sempre molto scomposto, ma in realtà degli studiosi hanno preso in esame il volo di uno dei moscerini, il moscerino della frutta, e l'hanno analizzato e hanno visto che ci sono delle sequenze motorie che vengono compiute in particolari momenti, per esempio quando deve scappare o magari quando c'è il momento del corteggiamento, dove tutti diventano un pochettino più frivoli. Anche come il moscerino coccodrillo. Ha delle sequenze che in genere sono circolari e l'apertura delle ali ampliata. Quindi in qualche maniera fa effettivamente un valzer. Un piccolo valzer. Hai capito. Seconda traccia. Possono andare d'accordo? Cane e gatto possono assolutamente andare d'accordo. Sono due animali diversi. Una delle difficoltà principali è quando uno degli due individui viene inserito all'interno di una famiglia già preesistente con un individuo adulto. Diciamo, idealmente, se abbiamo due cuccioli che vengono cresciuti insieme, abbiamo maggiori probabilità che vadano d'accordo. È da ricordarsi che molto spesso non è detto che se il mio cane va d'accordo col mio gatto vada d'accordo con tutti quanti i gatti. Il mio cane va d'accordo solo col mio gatto e poi non può vedere perché nessun altro gatto. Esattamente, è difficile poi la generalizzazione delle esperienze fatte. Sì. Quindi, per la gioia dei miei vicini, perché ti puoi solo immaginare quanto possa abbaiare Alice. Però è vero e si è presente ormai, si vedono figure incredibili, immagini incredibili di cani e gatti che vivono insieme e stanno assolutamente bene. Terza traccia audio. Le sai tutte tu, eh? Queste le so, le sto anche ricantando mia figlia piano piano. Gli animali, Tommaso, gradiscono la musica come noi? Ballano i pulcini? Allora, possiamo dire che in realtà la musica la gradiscono e ballano, o meglio, per esempio in moltissime delle ritualizzazioni degli uccelli, di molti uccelli, quando vanno a corteggiare, guarda caso fanno tutta una serie di movimenti e guarda caso, proprio come i ballerini, la cosa interessante è che il maschio è sempre bellissimo, ha delle piume stupende e quindi in qualche maniera è un po' come se fosse vestito a festa. Quindi in qualche maniera anche nel mondo animale è presente questa componente dell'armonia e del movimento. Hanno tutti un po' i pavoni questi maschi, eh? Diciamo di sì. Quarta e ultima traccia. Felini tutta la vita. Anche questo è un pezzo forte, insomma, tra i bambini. Io poi ho due gatti. Le colonie dei felini, quanto possono diventare grandi? Allora, in realtà c'è sempre un po' la credenza che il gatto non ha una socialità. Non è realmente così. È che in realtà siamo abituati a pensare alla socialità del cane, quindi i gruppi di cani. È che il gatto ha una socialità che si sviluppa anche a seconda delle risorse. Quindi tendenzialmente in natura caccia piccole prede e quindi tende a essere solitario. Le colonie invece, dove il cibo è a disposizione, possono diventare anche molto grandi. Non è che in realtà non c'è veramente un numero, la cosa interessante è che nel momento in cui si aggregano vengono fuori tutta una serie di comportamenti sociali. Per esempio le femmine fra di loro si possono aiutare nella crescita dei piccoli. Ah, non sono così selvatiche? No, non è vero che il gatto è così individualista, è che certe decisioni le sceglie, le fa da solo,
ma poi comunque il contesto sociale, che è un po' quello che anche caratterizza molti mammiferi, in certe situazioni emerge fuori. È l'ambiente un po' che guida anche gli animali a esprimersi in una certa maniera. Pensate che c'è addirittura un'isola in Giappone completamente abitata dai felini. Gabriele, allora, l'hai capito come fa sto coccodrillo? Ma guarda, dopo più di 20 anni, no. O bene, o meglio, sì, però insomma, non so riprodurlo, ecco, questo verso. Grazie per aver giocato con noi. Grazie, grazie a voi, Gabriele. Grazie a voi, ciao. Patriarca Tommaso Segagno.